I migrati di nuovo alla deriva questa notte nel canale di Sicilia, il loro sbarco previsto in questi minuti a Lampedusa. Allora andiamo subito a Lampedusa dove c'è il nostro inviato. Buongiorno Matteo Parlato. Buongiorno, buongiorno a Lampedusa. Sono da poco rientrate due motovedette che hanno trasbordato al largo del canale di Sicilia 47 migranti, fra cui 9 donne, che adesso sono stati portati al centro di accoglienza qui che è sull'isola. Centro di accoglienza che ieri è stato ulteriormente alleggerito con un ponte aereo che nella notte ha portato via un altro centinaio di persone, quindi diciamo il flusso di entrata e di uscita diciamo continua ad avere un bilancio, potremmo dire, in pari, anzi in questo momento un bilancio diciamo più favorevole alle uscite che alle entrate. Questo qui è stato l'operazione partita stanotte poco prima dell'alba. Le motovedette sono uscite per affiancare il natante su cui erano i 45 profughi partiti da un porto libico, e sono stati come da procedura, ormai da consuetudine potremmo dire, sono stati trasbordati sulle due motovedette della Capitaneria di Porto e portati qui a Lampedusa. Chiaramente è sempre difficile fare previsioni, però siccome qui il tempo si è alzato e anche il mare ha aumentato il livello del mare è cresciuto, e non ci si aspettava un arrivo del genere. Si suppone infatti che questo qui possa essere considerato una coda di una partenza che c'è stata magari nei giorni scorsi, quando appunto le condizioni meteo marittime erano assolutamente favorevoli, perché consideriamo che molto spesso questi migranti viaggiano sulle vere e proprie, diciamo, delle barche, è un'esagerazione, insomma, mezzi al minimo del galleggiamento, che spesso poi rimangono per ore se non giorni in mare, fino a quando appunto non vengono individuati e poi recuperati, trasportati sui mezzi del capitaneria di porto. E per ora la situazione è così, e comunque la situazione sull'isola rimane tranquilla, perché grazie, da una parte Matteo, c'è questo flusso di entrata e di uscita di mica. Prego. Se non hai altro da aggiungere, perché il collegamento è molto disturbato. Ah, no, ok, poi ci sentiamo più tardi.